Cuori di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuori di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, l'azione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Buonasera e bentornati a questa nona puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera riguarda il Covid, assistenza e terapie domiciliari. Abbiamo con noi due membri del comitato di scopo per il diritto alla cura domiciliare. Sono con noi l'avvocato Eric Grimaldi. Buonasera a tutti. Presidente del comitato. Ok, e la dottoressa Tiziana Gagliardi. Salve, buonasera. Ok, allora. Il bello della diretta. Vabbè, prima di passare la parola a Sergio, voglio ricordarvi che potete seguirci sulla nostra pagina, sulla pagina Facebook Sergio Andrisano 2 e potrete intervenire con telefonate con il numero che apparirà in sovraimpressione. A te, Sergio. Bravissima. È un attimo di emozione perché quello che vi stiamo per presentare è un momento, diciamo un aspetto quasi bello della rappresentazione del Covid. Seguiteci perché capirete anche perché dico questo. Il tema della puntata, l'abbiamo detto, sono assistenze domiciliari e terapie domiciliari anche. Cosa non è successo o cosa è successo, avvocato? Cosa non è successo? È successo che durante la... tra la prima e la seconda ondata soprattutto non sono stati adeguatamente rafforzati i territori, nonostante ci fosse stata una grande esperienza in prima ondata, allora quando noi siamo stati chiusi in lockdown per circa 2 mesi e mezzo, e nonostante questa esperienza, nonostante si fosse capito che bisognava curare questa malattia a domicilio, non sono stati adeguatamente rafforzati i territori. Quando dico questo significa specificare
che il decreto legge del 9 di marzo del 2020 prevedeva l'istituzione delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, che dovevano essere istituite nei 10 giorni successivi al decreto. Ecco, queste USCA in quasi tutte le regioni italiane ed anche in Campania. Cosa sono le USCA per gli amici a casa? Sono unità speciali di continuità assistenziale. No, lo spieghi, lei l'ha detto, lo spieghi. Sì. Queste praticamente unità cosa devono fare? Sono composte da 10 membri, un USCA ogni 50.000 abitanti e sono l'anello di congiunzione con il medico di medicina generale. Cioè, quando il paziente Covid o comunque sospetto Covid ha dei sintomi, si rivolge al medico di medicina generale, il medico a quel punto inserisce in piattaforma il paziente e scatta la procedura per il tampone e per far eventualmente arrivare l'unità, e cioè i medici, a domicilio. Cosa succede? Che ovviamente finché ci sono pochi contagi il problema non ce l'hai, ma quando i contagi cominciano a essere troppi in città più grandi come quella di Napoli, come altre, può anche non bastare un'USCA ogni 50.000 abitanti e quindi non si riesce ad andare a casa di tutti per visitare il paziente, ma soprattutto non si può attendere l'esito. Di quante unità sono disponibili? Allora, in Campania le unità disponibili allo Stato sono al 70-80% e non sono chiaramente disponibili adeguatamente e con la stessa misura in tutte le città e tutti i capoluoghi di provincia. A Napoli ci sono anche differenze tra le diverse ASL, tra la ASL Napoli 1 e la ASL Napoli 2, ma il problema non è questo, non sono bastate le USCA perché spesso i membri dell'unità stessa non sono 10, spesso vengono contattati da più persone perché i contagi sono stati in aumento e quindi spesso i pazienti positivi sintomatici vengono lasciati a casa senza il tampone e senza una cura tempestiva. Questo accade perché anzitutto nessuno ha previsto in Italia la possibilità di creare il cosiddetto kit salvavita, io lo chiamo, e cioè anziché impegnarsi solo su quelle che erano le terapie intensive, bastava inviare a casa di ogni cittadino italiano un semplice kit con all'interno il saturimetro e alcuni farmaci del prontuario che possiamo anche indicare perché sono quelli comuni tra antinfiammatorio, antibiotico, cortisonico, eparina, all'interno di un kit, e questo kit poteva essere utilizzato solo nell'ipotesi in cui c'era il paziente positivo con lo stretto controllo del medico di base per evitare che ci fosse un'automedicazione. Adesso il discorso qual è? Quando il paziente è positivo non riesce a reperire i farmaci perché non può andare in farmacia, spesso le farmacie non possono consegnare a domicilio, il medico di medicina generale non va a domicilio perché ovviamente sono state istituite le USCA che però non funzionano a regime e quindi passano quei 3, 4, 5 giorni che sono decisivi per poter iniziare quella cura precoce. Quindi, detto questo, cosa è successo? Che durante la prima ondata io percepì che in alcune regioni del nord accadeva che nella stessa regione, per esempio Milano, aveva meno morti di Bergamo e Brescia e una stessa regione aveva più decessi rispetto all'Emilia Romagna o al Veneto o al Piemonte, nonostante ci fossero un numero di contagi quasi uguali. Quindi io pensai di creare all'epoca un gruppo Facebook per cercare con delle dirette live di collegare, perché abbiamo una sanità che ovviamente è gestione regionale, non abbiamo il sistema sanitario nazionale, non c'era un collegamento tra i territori. Ecco, quella rete sono riuscito a crearla io mettendo passo dopo passo insieme i territori di diverse regioni italiane. Quindi questo gruppo poi è confluito in quello che è il terapia domiciliare Covid-19 nato in prima ondata. Mettendo insieme tutti questi medici siamo riusciti a creare un contenitore unico di informazioni per capire che in alcune regioni, Milano e Brescia, Brescia e Bergamo in particolare, c'era l'approccio tachipirina e vigile attese perché all'inizio di marzo si navigava nel buio, ma sappiamo allo stesso tempo che all'inizio di marzo c'era il professor Cavanna a Piacenza che andava a curare le persone a casa con l'idrossiclorochina, c'era nel Piemonte orientale, nel triangolo Ovada, Alessandria Novara,
una serie di medici del territorio che andavano a curare con l'idrossiclorochina e con lo Zitromax le persone a domicilio, così accadeva a Treviso e così con il gruppo di oltre 200 medici in prima linea del dottor Mangiacalli in Milano e Monza e Brianza. Quindi questi medici ci hanno dato la possibilità ovviamente a noi di creare qualcosa per l'eventuale seconda ondata, perché è vero che in Campania siamo stati chiusi tutti con il lockdown totale, ma forse quel lockdown è stata una necessità. Perché? Perché non avevamo i territori rafforzati, non avevamo le terapie intensive, non ci avevamo chiaramente contezza delle cure. Per evitare che poi, contraendo il Covid, si arrivasse a tachipirina e vigile attesa, siamo stati chiusi dentro per 2 mesi, ma forse era più logico rimanere chiusi nella seconda ondata che con la prima, visto che chiaramente i contagi sono stati in numero maggiore, visto che c'è stata una mobilità tra le regioni che ha portato il virus dal centro nord verso il sud, perché ci sono state vacanze aperte in Puglia, in Calabria. Noi abbiamo avuto testimonianze sul nostro gruppo dalla Calabria, dalla Puglia, soprattutto di persone abbandonate a casa senza alcuna cura. Ecco, quindi cosa è successo? Che noi, dopo aver creato questa rete, dopo aver ovviamente anche fatto una serie di ricorsi al TAR per ottenere la libertà prescrittiva dei medici, questo è avvenuto nella regione Lazio perché veniva limitata la libertà prescrittiva in quel caso dell'idrossiclorochina al tampone positivo. Il tampone ovviamente sappiamo che benché venga promesso in 48 ore, in 72 ore, non arriva prima dei 5-10 giorni. A quel punto poi la terapia non è più tempestiva, perché secondo chiaramente i medici che della rete che abbiamo creato, che oramai sono diverse centinaia se non qualche migliaio, bisogna agire precocemente. Quindi è successo che poi abbiamo impugnato anche al TAR il provvedimento che sospendeva l'idrossiclorochina, tutta una battaglia legale dovuta ad una pubblicazione su The Lancet che poi è stata ritrattata, e poi abbiamo vinto al Consiglio di Stato reintroducendo questo farmaco nella possibilità terapeutica come arma in più, così come comitato di scopo che ovviamente oggi attraverso il gruppo Facebook conta oltre quasi 120.000 persone in tutta Italia, abbiamo poi diffidato diverse regioni, Campania inclusa, per il problema delle USCA, perché ci devono rendicontare questi soldi stanziati dal governo come sono stati spesi nelle diverse regioni. Allo stesso tempo abbiamo chiesto la sperimentazione degli anticorpi monoclonali all'AIFA, abbiamo chiesto all'AIFA sempre attraverso il comitato e il consiglio scientifico del comitato di sperimentare dei farmaci come colchicina e ivermectina che vengono utilizzati in Brasile e in altre regioni, e di conseguenza ad agosto, poiché avevamo tutti questi medici confluiti nel nostro gruppo, avendo capito che anziché... Avete raccolto anche una serie di dati, presumo? Sì, stiamo raccogliendo, ma ovviamente, come dice Harvey Risch, il nostro amico del professore di epidemiologia dell'Università di Yale, in un momento di emergenza o curi i pazienti a domicilio o ti metti a raccogliere i dati. Poiché in questo momento noi dobbiamo curare, perché le richieste sono sempre in continuamento. Curare, ti piace molto questa parola. Dobbiamo curare a domicilio. Adesso noi non abbiamo la cura per il Covid, perché ancora non c'è una cura. Tutte le sperimentazioni sono off-label, quelle dell'AIFA. Quindi tutti i farmaci che noi stiamo sono ancora, diciamo, in sperimentazione, ma in realtà non li stiamo utilizzando per curare. Adesso può darsi che noi abbiamo un approccio più aggressivo rispetto agli altri, ma una cosa è certa, che se andate sul gruppo e andate a verificare nel gruppo terapia domiciliare Covid-19 in ogni regione quanti messaggi di ringraziamento ci sono, anche di due persone anziane di 90, un gruppo attivo e anche estremamente due persone anziane con patologie pregresse di 94 e 96 anni siamo riusciti a curarle a distanza da Taranto, dove loro stavano, con due medici di Roma che sono stati presenti, ci sono state anche noi, il gruppo funziona in questi termini. A distanza cosa intende? Cioè... A distanza significa che noi non è che andiamo a visitare tutti i pazienti a domicilio, noi abbiamo una rete di medici nel gruppo, e stavo spiegando prima, nel momento in cui ho capito che i territori non erano stati rafforzati per evitare che si replicasse questa prima ondata dove tutti rimanevano a casa senza una possibilità, questo gruppo che era formato da medici io l'ho ampliato e connesso al paziente positivo sintomatico, quindi con un passaggio di parola sono confluiti nel gruppo altri medici, ma soprattutto tanti pazienti positivi che poi a un certo punto scrivevano i post. Quando il paziente scrive il post ci sta un gruppo di moderatori che vaglia il post e cioè va a vedere quali sono quelli più urgenti, dove ci sta sintomi come febbre e tosse o una saturazione bassa, sarebbe quel famoso saturimetro del quale parlavo prima, perché misurare l'ossigenazione è la cosa più importante. Quando l'ossigenazione scende sotto 95, quindi abbiamo un paziente che satura sotto 95, si ammette subito il post. Nessuno in questo gruppo, ci sono delle regole rigidissime, può commentare i post,
Nel post ci va il moderatore che tagga i medici, come potrebbe essere la dottoressa Tiziana Gagliardi o come tanti altri medici. E il medico non necessariamente deve essere dello stesso territorio, perché se il medico non vive sui social... Quindi fa un'assistenza a distanza, telefonica? Sì. A distanza, facciamo il medico, una volta che viene scritto nel post, il paziente indica età, zona, saturazione, insorgenza dei sintomi e quali, le cronicità, la terapia attuale in corso e l'esito del tampone. A quel punto il medico che in quel momento sta su social va in privato con il paziente... C'è a quel punto una videochiamata, c'è una telefonata, poi si cominciano a scambiare. Siete un po' sostituiti alle ASL? Ci siamo un po' sostituiti. A quel punto che succede? Che se il medico a distanza ha un paziente che non ha tante cronicità e lo può seguire a distanza, cerca di aggiustare una terapia sbagliata oppure di creare una terapia che non esiste perché non è riuscita a raggiungere i territori. Perché possiamo capita anche dire questo. Anche, cioè, questa cosa è relativa anche al fatto che molti medici di base hanno abbandonato le persone perché spaventati. No, allora non è proprio corretto. No, io penso cosa. Che voi avete riempito un vuoto. Ma il vuoto non sono stati i medici di base. I medici di base sono stati lasciati senza i protocolli di cura corretti. Perché se i protocolli di cura domiciliare sono nati a ottobre-novembre, quindi consideriamo che noi già agosto, settembre, ottobre, parte della seconda ondata, l'abbiamo fatto senza i protocolli di cura che poi sono stati fatti dal Sacco di Milano e da Bassetti a Genova solamente a metà novembre, fino ottobre, metà novembre. In quel protocollo di cura che poi è uscito da due note AIFA che io ho impugnato al TAR perché prevedono tachipirina e vigile attesa nei primi 3-4 giorni e eparina solo agli allettati, abbiamo capito che non andavano bene quei protocolli. I medici che non sono riusciti a entrare nella nostra rete, che ricevono un protocollo di cura senza sapere come possono aggredire ovviamente il virus, si attengono a quelle che sono regole. Io però non possono fare altro. Non possono fare altro. Molti medici invece che hanno a un certo punto percepito che ci stavano la possibilità di curare in modo diverso ci hanno chiamato per entrare nella rete, quindi certo, hanno condiviso. Quelli più coraggiosi hanno, altri invece non vogliono prescrivere i farmaci, ma questo perché è sempre un problema a monte. Noi abbiamo chiesto, io personalmente inviai per il nostro gruppo e per il comitato una PEC in data 30 aprile del 2020 con la quale chiedevo all'AIFA, al Ministero della Salute e alle regioni di applicare in un momento di pandemia un protocollo univoco di cure per tutti, perché se è vero che noi siamo tutti quanti uguali di fronte alle restrizioni, anche economiche, dobbiamo essere tutti quanti uguali a maggior ragione per le cure, perché io non mi posso curare bene sì, no, in Campania. Io non le voglio togliere la parola, volevo sentire sì. Un attimo la dottoressa che sta praticamente in trincea, lei è avvocato, diamo la parola anche a chi effettivamente ci mette un pochino le mani dentro, no? Le regioni lamentano troppi ricoveri, però in realtà poi il piano di medicina territoriale, come diceva anche benissimo l'avvocato, è praticamente fermo se non fallace. Quali sono le difficoltà principali che un medico di base si trova a dover affrontare? In pratica un paziente Covid deve essere seguito in maniera molto costante. Noi sul nostro gruppo cerchiamo proprio di prenderlo in carico a 360 gradi. No, al di là del gruppo, lei medico le arriva una segnalazione in studio. Dici, c'ho un suo paziente. Il medico papà di base ha difficoltà a collegarsi con le USCA, ha difficoltà a seguire da vicino. Mi pare che il problema sia grosso da quello che diceva anche l'avvocato. Ci sono delle zone, soprattutto da noi in Campania, dove ci sono proprio delle carenze dei medici di base, perché le assegnazioni sono state fatte con ritardo, perché comunque ci sono dei punti in cui i medici non hanno, ci sono dei sostituti, non ci sono dei medici di base. Per cui ci sono dei medici provvisori, ci sono tutta una serie di carenze. Che intende per medici provvisori? Dei medici messi lì perché non... Cerchiamo di dare l'informazione molto corretta e completa anche a chi ci ascolta da casa, che sono veramente tanti, ve lo assicuro. In Campania ci sono dei ritardi enormi sull'assegnazione delle carenze di medicina di base, quindi per tamponare momentaneamente queste carenze si assegnano a non aventi diritti, cioè delle persone che provvisoriamente possono stare lì ma che non saranno i medici di base per sempre, degli assistiti. Quindi ci sono una serie di problematiche sia locali nostre della regione Campania,
ma in generale, come quello del collegamento con le USCA, come il fatto di seguirli un po', il fatto di non dare protocolli, il fatto di seguirli molto da vicino. Consideriamo che i medici di base hanno anche tanti altri pazienti con tante altre problematiche, hanno i pazienti cronici, hanno gli ambulatori specialistici che comunque sono degli impedimenti forti, perché quando arriva la chiamata in studio di un suo assistito, la prima preoccupazione è di capire se ha febbre, se ha tosse, se ha sintomi Covid, anche se è affetto da appendicite, faccio per dire una sciocchezza. Bisogna fare una, quindi una è un meccanismo elefantiaco, perché poi ci stanno molti impedimenti sostanzialmente. E quindi la prima domanda che mi arrivava da casa, che ho scritto, è a che punto siamo con la terapia domiciliare contro il Covid-19. Lei lo stava spiegando, lo dico a Roberto che ci ha scritto, continui. Noi iniziamo precocemente, non aspettiamo l'esito del tampone, già dai primi sintomi cerchiamo di iniziare una terapia. Innanzitutto potenziando il sistema immunitario, facendolo con dei farmaci molto maneggevoli, perché proprio insieme ad Eric abbiamo creato questo gruppo di confronto WhatsApp in cui i medici di tutta Italia si sono confrontati sulle proprie esperienze, ma anche raffrontandosi degli studi bibliografici, a degli studi scientifici, e siamo arrivati insomma a redigere questo percorso clinico-terapeutico, che è un percorso che abbraccia, che accompagna il paziente dall'inizio, dai primi sintomi, da quando ci contatta, dai brividi, un malessere, con dei farmaci più maneggevoli che possono essere, diciamo, degli stimolatori del sistema immunitario che non creino troppe alterazioni al corpo, fino pian piano a seguirlo con dei sintomi più importanti, che possono essere febbre, che possono essere alterazioni neurologiche come quelle del gusto, dell'olfatto, tosse persistente, tosse e alterazioni. Dottoressa, a fronte di una telefonata del genere, io sono un attimo un ascoltatore, quindi faccio anche delle domande abbastanza semplici, però da casa devono capire anche di cosa stiamo parlando. A fronte di una telefonata, brividi di febbre, di freddo, febbre, tosse, difficoltà respiratoria non pesante, non c'è il saturimetro perché mi è venuto, penso, presumo un'influenza. La sua risposta qual è? Cosa suggerisce, cosa consiglia al paziente a casa? Io consiglio innanzitutto di iniziare degli stimolanti delle difese immunitarie, e poi prendere un antinfiammatorio come l'aspirina. E poi aspettare un paio di giorni, se c'è febbre valutare di iniziare anche una terapia antibiotica con un antibiotico maneggevole, tipo Zitromax, se questi qua largo spettro, diciamo. Esatto, soprattutto ovviamente dopo un'anamnesi del paziente, perché ci sono anche delle controindicazioni per l'antibiotico come delle controindicazioni per l'aspirina. Quindi comunque la prima cosa è sentire un'anamnesi remota e prossima del paziente, cioè capire un po' la sua situazione anche di salute com'è. Poi cercare di dare degli immunostimolanti, come dicevo prima, per potenziare nell'immediato, a reagire immediatamente il sistema immunitario suo, autoctono, e poi cercare di dare dei farmaci che risolvano il problema che in quel momento si pone. Al cortisone quando si arriva? Il cortisone non prima delle 72 ore, o se ci sono altri fattori di rischio, una situazione fortemente ingravescente come quella che può essere di una saturazione che scende fortemente. A quel punto ci approcciamo con dei farmaci più importanti, che possono essere il cortisone, l'eparina a basso peso molecolare, la terapia, il sostegno di terapia a base di ossigeno, insomma dei farmaci più specifici. Però all'inizio sono farmaci di uso comune che si danno si sono sempre date per le infezioni delle alte vie aeree e per potenziare le difese immunitarie ai bambini come agli anziani. Perché io normalmente... Voi fate un lavoro straordinario, perché con questo lavoro, con una semplice consulenza telefonica, rassicurate il paziente, gli date immediatamente un'assistenza anche psicologica, perché il paziente che riesce finalmente a parlare, perché molti, come diceva anche Giussi,
abbiamo avuto in altre trasmissioni, in altre puntate, pazienti che non riuscivano neanche più a comunicare con il medico di base, quindi è importantissimo il lavoro di questo. Questa cosa ve la voglio aggiungere perché no, io la faccio dire perché c'è una domandina per lei e volevo completare con la dottoressa, quindi fate un lavoro dal mio punto di vista e credo anche da quello dai nostri telespettatori straordinario. Sono contentissimo di sapere che siete in tutta Italia un migliaio, quindi vuol dire un numero importante, no? Se ho capito bene, con medici disponibili, messi a disposizione. Non sono solo medici di famiglia, sono anche specialisti, quindi noi nella nostra chat, precisiamo che noi abbiamo creato, per farvi capire, nelle chat di WhatsApp, che sono diverse, non solo una, ci sono non solo medici di famiglia, ma anche cardiologi, pneumologi, cardiochirurghi, oncologi. D'altronde il dottor Cavanna di Piacenza è un oncologo, non sta nelle chat, ma lui è uno dei componenti del nostro perché consiglio scientifico. Un paziente potrebbe avere anche delle patologie pregresse. Esatto, ma ci sono tanti specialisti, anche il dermatologo ci può essere, perché ci possono essere anche delle problematiche di anestesista, rianimatore, ci stanno tutti, ci sono sia medici dei territori che medici ospedalieri che noi abbiamo messo insieme. Sono diverse migliaia nel gruppo, ma nelle chat. Però volevo, mi perdoni, avvocato, sì, volevo completare con lei. Lei medico riesce a distinguere, c'è una casistica, una sintomatologia specifica che le fa capire che è una semplice influenza stagionale e non necessariamente Covid? Riesce a fare questo? Nella fase iniziale no, perché i sintomi sono sovrapponibili. Sono quasi uguali. È molto difficile fare una diagnosi differenziale, a meno che non compaiano dei sintomi molto specifici, come quella che può essere la perdita del gusto, dell'olfatto, una stanchezza importante, un affaticamento proprio. Un affaticamento, un'incapacità alla concentrazione. Sergio, scusami, devo interrompere perché c'è una telefonata da casa. C'è una telefonata da casa, pronto? Noi stiamo per andare in pubblicità, pronto? Pronto, buonasera. Sono la dottoressa Tone. Ah, buonasera dottoressa. Se non ricordo male, lei è psicologa? Sì, perfetto. Qual è l'approccio, dottoressa, con un paziente Covid, chiaramente, o presunto? E in questo caso gli aspetti che dobbiamo curare sono sicuramente quelli dell'ansia, legata a questa malattia che purtroppo ancora non si conosce e soprattutto non si conosce l'evoluzione, che può cambiare da un momento all'altro. I pazienti veramente vanno sostenuti da questo punto di vista. Quindi è ottimo l'approccio del medico di base, anticipa un po' quello che poi è il suo lavoro sostanzialmente, perché sentire non solo una voce amica, perché il medico di base è il medico di famiglia, quindi conosce più o meno bene anche tutti i componenti della famiglia, ma soprattutto è un medico e quindi si tranquillizzano. Quando arrivano da lei? E purtroppo arrivano sempre dopo la malattia, perché ovviamente durante la fase acuta è necessario l'approccio medico, quello sicuramente è quello più importante. Dopo la malattia rimangono invece molti strascichi. Le faccio un parallelo un pochino pesante. Il Covid attualmente, per quanto riguarda il processo diciamo psicologico familiare, è paragonabile al paziente affetto da malattie oncologiche. Quando c'è un oncologico in casa si ammala tutta la famiglia sostanzialmente, è corretta sta cosa? Sì, è vero, anche proprio dal punto di vista della malattia è vero, nel senso che quando c'è un malato di Covid probabilmente si ammaleranno tutti quanti, perché è di una contagiosità incredibile questa malattia. E poi si ammala la famiglia. Quanto sistema, divide, quanto divide il gruppo familiare? C'ho proprio 3 minuti, poi la richiamiamo se non le dispiace, perché abbiamo purtroppo la pubblicità che incombe. Quanto divide un paziente Covid in una famiglia? Diventa tanto, un po' il nemico. Perché si creano delle dinamiche basate sulla paura, per cui la persona viene reclusa in una camera e vive un momento di isolamento psicologico e fisico che è veramente devastante. Dottoressa, la possiamo richiamare nella seconda parte? Le dispiace? Sì, a che ora? Mi dica. Fra pochi minuti, noi abbiamo 2 minuti di pubblicità, riprendiamo e poi la richiamiamo.
rimane in linea. Benissimo, benissimo. Ok, rimanga in linea. Se vuole può rimanere anche in linea, perché sono giusto due minuti. Va benissimo. Pubblicità. Pubblicità. Scusami, no. Sfogliatelle, siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidermed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidermed.it. Ed eccoci qua, bentornati, bentornati in studio. Noi abbiamo ancora in linea la nostra amica dottoressa. Che dottoressa, c'è? Sì, ci sono. Perfetto, io adesso le faccio una domanda un pochino così a sorpresa, no? Lei oltre ad essere una bravissima psicologa è stata anche diciamo per certi aspetti colpita dal coronavirus, o sbaglio? Sì, mi sono ammalata con tutta la mia famiglia. Qual è stata la sua prima sponda? Chi l'ha aiutata prima di ogni altro? Ci racconti la sua esperienza. Ci racconti? Sì, mi sono rivolta al medico curante, però sono stata sfortunata in che senso? Il mio medico curante si è ammalato di Covid nello stesso momento, per cui è finito in ospedale. E c'è stato l'altro, ha messo una sostituzione che però era un medico che non rispondeva neanche al telefono, per cui io ho provato veramente momenti di disperazione con questo virus di cui non si conosce l'esordio, gli effetti a lungo termine, e per cui mi sono sentita veramente angosciata. Alla fine ho scoperto questo gruppo su Facebook di terapia domiciliare. Ho esposto il mio problema, sono stata contattata da un medico che mi ha preso in carico me e tutta la mia famiglia,
mi ha dato indicazioni a distanza. Questo e tutto gratuitamente, chiaramente. Lo vogliamo precisare? Tutto gratuitamente. Eh no, precisiamo. Volontà popolare, perché io devo veramente a questo gruppo, periodo. È medaglia d'oro dal mio punto di vista, è medaglia d'oro veramente. Sì, assolutamente, assolutamente. Sono stata seguita da tutti i punti di vista, dal punto di vista farmacologico, e ho avuto anche un sostegno morale, perché, le ripeto, la nostra preoccupazione era quella di un'evoluzione poi repentina del Covid, che purtroppo a volte ha esiti anche letali. E non solo sono stata seguita nel periodo della malattia, ma anche dopo, perché dopo essermi negativizzata, comunque avevo ancora dei sintomi, e sono stata seguita anche dopo, ho avuto delle cure anche dopo. Adesso tutto, come sta innanzitutto? Veramente, lo so. Adesso, scusi, come sta? Adesso come sta innanzitutto? Adesso sto bene, ho ripreso anche la mia attività in studio, quindi è tutto a posto. Però se non era se non fossi stata aiutata da questo gruppo, non so sinceramente l'esordio che avrebbe avuto la mia malattia. Io ho svolto il protocollo immediatamente, appena me l'hanno detto, all'esordio dei primi sintomi, e alla fine non ho riportato nessun danno, pur avendo dei sintomi persistenti, ho avuto febbre per 9 giorni. Però non ho riportato alcun danno, quindi insomma veramente devo ringraziarli, e ho un affetto verso il dottore che mi ha seguito, che sarà una riconoscenza che durerà vita. Guardi, può salutare e fare anche il nome, perché a noi fa piacere, così se qualcuno sta in zona dove lui opera sa che c'è un medico bravissimo che è anche disponibile. Sì. Io sono stata seguita dal dottor Nino Pignataro, che paradossalmente mi ha proprio telefonato a casa. A me sembrava incredibile, e io ho veramente l'ho disturbato in tutti i giorni della settimana, ci siamo sentiti anche di domenica, e a tutte le ore, e non si è mai scocciato, mi ha sempre accolto, mi ha sempre dato i consigli giusti. Quindi io veramente non ho parole, sembra incredibile che di questi tempi dove si fa tutto per denaro, io ho trovato una realtà dove gratuitamente sono stata accolta, sono stata aiutata, sono stata curata e sono stata sostenuta. Io la ringrazio per la sua testimonianza, le auguro in bocca al lupo, mi pare che già sia grazie, benissimo, grazie. E sia anche molto, sia stata molto ben seguita. Grazie ancora per il suo intervento, grazie a voi. Buona serata. Quindi, avvocato, buona serata, arrivederci. Grazie ancora. I protocolli, no? Questi protocolli di cure domiciliari, insomma. Aspetta Sergio, facciamo però, visto sulla scia della presentazione del gruppo, facciamo innanzututto, voi avete un appello da fare anche ad altri medici? Sì, innanzitutto sì, perché questa è la situazione. Il medico che rispondeva. No, dopo li facciamo una domanda. Il medico che ha risposto alla signora Clelia, che poi chiaramente io non mi posso ricordare tutto, perché noi abbiamo seguito a distanza centinaia, qualche migliaio di persone dal mese di agosto ad oggi. E ovviamente è di Roma, lei invece è napoletana, quindi l'appello che io faccio, visto che ci troviamo in Campania, è che se altri medici vogliono entrare nel gruppo e condividere il nostro schema terapeutico, aiutarci ad aiutare, che questo è importante, ci sono tanti pazienti che ovviamente scrivono tanti post da tutta Italia nel gruppo, e noi siamo purtroppo adesso dobbiamo selezionare i post, non possiamo ammetterli tutti, quindi non possiamo correggere proprio tutte le terapie. Quando vediamo che un post c'ha già dei farmaci del protocollo in uso, siamo costretti più a seguire quelli che c'è una saturazione bassa, una febbre, una tosse senza la terapia, o che c'hanno solo la tachipirina, e non possiamo seguire. Quindi se i medici, e faccio un appello, vogliono partecipare a questo grande progetto di solidarietà, ovviamente noi facciamo tutto gratuitamente, da me a tutti i medici, a tutti i psicologi, a tutti i psicoterapeuti, perché non dimentichiamo che nel nostro gruppo, oltre ai medici, c'è la chat di psicologi e psicoterapeuti che segue tutti coloro che hanno ansia e l'ansia del COVID. Abbiamo i biologi nutrizionisti che ti danno delle informazioni sull'alimentazione, abbiamo i farmacisti in tutta Italia ramificati se ci sono problemi con i farmaci e con l'ossigeno, abbiamo il fisioterapista per il post-Covid, abbiamo gli infermieri se bisogna andare a fare ovviamente un'iniezione a domicilio e ci sono persone anziane che non riescono a farlo. Quindi diciamo che noi siamo oramai ramificati. Allora, la cassa ci chiedono, può ripetere cortesemente il nome del gruppo? Perché vede, noi abbiamo tante domande, non le stiamo, se no la interrompiamo. Il nome del gruppo è terapia domiciliare Covid-19 in ogni regione, hashtag davanti, terapia domiciliare Covid-19 in ogni regione, oppure si va sul sito del comitato, che è www.terapiadomiciliarecovid19.org, e da lì si accede anche alla pagina Facebook.
Ok, perché qui chiaramente è un'assistenza gratuita. Assistenza gratuita, non chiediamo nulla a nessuno, l'iscrizione al comitato ovviamente è fondamentale ed è gratuita, perché soprattutto in questo momento in cui ci sono tutti questi iscritti, gli iscritti al comitato, al del gruppo Facebook, gli iscritti al comitato ovviamente hanno anche una precedenza sull'approvazione dei posti se sono urgenti. Cioè, io no, no, non ho parlato dello schema terapeutico perché è importante. E infatti volevo, giustamente ha questo ruolo di entrare un pochino a gamba tesa, però mi piaceva, poiché parliamo di protocolli Remuzzi, Bassetti, cioè, chi più ne ha più ne metta, poi ci sta il protocollo afferente al vostro gruppo. In cosa si distingue? C'ha una marcia in più, in meno, perché come non c'ha una marcia in più. Il protocollo che noi chiamiamo schema terapeutico, perché non siamo società scientifica, quindi questo è uno schema nato dalle evidenze e dalle esperienze dei territori. Io non ho fatto quindi altro, dei vari medici, non ho fatto altro che quando sono usciti questi protocolli di cura ministeriali e ho visto che tutti i medici del gruppo non erano contenti di questi protocolli, li ho riuniti alla fine di novembre, subito dopo questi praticamente, quindi proprio c'è una classificazione riuniti in una chat dei farmaci da utilizzare, abbiamo riuniti in una chat e loro si sono confrontati sulla chat per capire come ho curato io da marzo, da febbraio il Covid, tu come l'hai curato, noi abbiamo curato così, quali farmaci, in quale fase, e abbiamo creato questo schema di cura che poi è stato condiviso all'estero negli Stati Uniti di Harvey Risch e Peter McCullough, che sono due professori universitari dell'Università di Dallas e dell'Università di Yale, che hanno sottoscritto lo schema, da due medici professori universitari dell'Università di Rio, sempre con i quali io mi ero confrontato in diretta quando sono andato oltre confine per cercare di prendere informazioni sul Covid, e anche loro hanno condiviso il nostro schema, non ci crederà, ma adesso questo schema terapeutico non solo non l'abbiamo portato in Regione Lombardia all'attenzione del Presidente della Commissione Sanità Monti, che adesso l'ha portato al CTS, lo stanno valutando. Abbia pietà di me, perché in Regione Lombardia e non in Regione Campania? Ma perché noi non siamo stati accolti dalla Regione Campania, la PEC è arrivata a tutti, in Regione Lombardia siamo andati, siamo stati l'altro giorno in Molise. Si è fatto qualche domanda, si è chiesto il perché? Ma non lo so, peraltro la delega della sanità, se non sbaglio, l'ha proprio De Luca. Io approfitto di questa trasmissione per dire, caro nostro Presidente, anziché chiudere e terrorizzare i cittadini, cerchiamo un attimo di curarli a domicilio. Quindi noi, con il nostro gruppo, siamo a disposizione, se ci vuole accogliere in Commissione Sanità, ci facciamo un attimo due chiacchiere con i nostri medici, le porto il professor Cavana di Piacenza o anche medici che hanno avuto più esperienze anche a Napoli, che ci sono tanti medici validi a Napoli, non faccio nomi perché non vogliono che vengano fatti, ma ci sono tanti medici che hanno curato anche 200 persone a domicilio senza decessi. Quindi non seguendo la tachipirina e BG attesa, ma seguendo il nostro schema terapeutico di approccio aggressivo alla malattia. Quindi questo è un appello che faccio, perché è impensabile che io da qui parto e vado in Liguria, parto e vado praticamente in Emilia Romagna, in Molise tre giorni fa, andrò in Puglia, andrò in Sicilia e invece mi trovo a 3 km dalla Regione Campania e non ci va. Mi faccia fare una domanda cattiva, lei perché fa questo? Qual è il suo? C'è un tornaconto? Il mio tornaconto è quello di salvare i cittadini italiani. Come se sono ruvido, brutale, perché la gente da casa dice, allora, cosa ci guadagna? Io, chi mi conosce sa che io chiaramente sono un avvocato, sa perfettamente che io non ho bisogno di dover lucrare su questa cosa, perché fortunatamente la mia attività va bene, anzi più che bene, non ho mai lesinato su quindi questo. Quindi lo fa per spirito? Io l'ho fatto proprio perché era per aiutare gli italiani. Io mi sono reso conto che purtroppo il nostro paese si è trovato nel momento sbagliato in mano alle persone sbagliate, ma la colpa di questo è anche di tanti professionisti anche più bravi di conviene me che anziché dedicarsi alla politica si sono dedicati alle proprie professioni. Questa è la verità. Attenzione, Sergio, devo interrompervi perché c'è un'altra telefonata da casa. Ok, vai. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, si presenti, signora. Buonasera, benvenuta. Buonasera, io sono Roberta Costanzi, chiamo da Perugia. Ci vuole raccontare un attimo la sua esperienza? Sì, io sabato 13 ho fatto il tampone, il 14 ho avuto la risposta di positività al Covid. Dato che io soffro di bronchiti e asma, mi sono subito collegata, iscritta al sito Facebook Terapie Domiciliari Covid-19. Come l'ha trovato questo gruppo? L'è stato passato mio fratello. Ah. Non so dove l'abbia trovato, ma me l'ha passato mio fratello.
Perfetto, vado avanti. E sono stata subito immediatamente ricontattata e sono stata subito consigliata sulle terapie da fare immediatamente. Ha avuto un peggioramento? E non sono mai stata abbandonata. No, ci racconti proprio la fase di assistenza? Quando ho scritto il post sono stata subito ricontattata da una dottoressa che mi ha fatto fare delle prove di saturazione sia da ferma che dopo una camminata, ha visto già un principio di sofferenza dei polmoni, mi ha fatto prendere subito cortisone, antibiotico, vitamina C, vitamina D e un integratore alimentare. Perfetto, sì. Adesso come sta signora? Io adesso da ieri molto meglio, mi è passata la febbre 5 giorni fa, ho avuto febbre alta, ho avuto uno svenimento, ho avuto vomito. Cioè tutti i sintomi praticamente però, si sono manifestati? Sì, tutti ce l'ho avuti, però sono stata sempre molto tranquillizzata dalla presenza della dottoressa, ad ogni ora, in ogni giorno. Lei da dove chiama? Da Perugia. No, non l'avevo sentito. Va benissimo, noi le facciamo un grande in bocca al lupo e la ringraziamo per la sua testimonianza, ma le facciamo anche auguri di presta guarigione. Signora, grazie e buona serata a lei. Sono io che ringrazio voi tantissimo. Grazie, buona serata. Grazie ancora. E quindi, no, dottoressa, il protocollo. Che giustamente l'avvocato non lo chiama protocollo. Non è un protocollo. Questo schema terapeutico. È uno schema clinico-terapeutico, cioè noi ci siamo trovati su questo gruppo tra medici del territorio, quindi che trattavano, che seguivano i pazienti e che avevano un'esperienza proprio pratica di quello che stava succedendo. Cioè medici, gente che stava in trincea. Esatto, e medici poi che stavano negli ospedali o che avevano fatto attività ospedaliere. Infatti nel nostro gruppo ci sono tantissimi medici anche pensionati che hanno lavorato in reparti importanti come UTIC, come rianimazione, come pronto soccorso, insomma. Ricordare una cosa che secondo me è molto molto importante, poi ritorno su di lei. Tenete presente che molti parlano non male, ma criticano il comportamento di alcuni medici. Sono 189 i medici di base che hanno perso la vita in questa battaglia contro il Covid. Noi non vogliamo assolutamente che questa cifra possa andare a gonfiarsi ancora, per cui onore al merito e anche alla memoria a quelle che non ci sono più, perché poi questi signori che qualcuno spesso critica e lo fa in maniera gratuita e sbagliata sono quelli là che non hanno nessuna tutela, questo sia chiaro, perché loro non sono dipendenti ASL, non sono medici, come dire, non sono neanche dei professionisti privati, sono dei medici al servizio dei cittadini, con tutte le incautele del caso sono lanciati all'assalto, alla baionetta, ma senza armi o con armi spuntate. Vado avanti, dottoressa, un attimo torno da lei, avvocato. Dicevo, insomma, quindi ci siamo confrontati tra di noi, abbiamo cercato di capire le nostre esperienze, la conoscenza di colleghi, insomma, più anziani e più con altri tipi di esperienze e di caratteristiche. Ovviamente ci siamo basati anche sulle evidenze scientifiche, sugli studi che via via si andavano sempre più riempendo di esperienze e di conoscenze del Covid, e quindi abbiamo approntato questo percorso clinico-terapeutico, perché è un percorso, come ho detto prima, che accoglie il nostro paziente dall'inizio fino alla fine della malattia, cercando di seguire tutte le sue evoluzioni, cercando di capire il momento, il problema, e poi adattando la terapia in base alla caratteristica del paziente stesso. Anche alla gravità. Alla gravità e a tante altre caratteristiche che ha lui. Quindi noi abbiamo più farmaci, per esempio, per trattare l'infiammazione iniziale, abbiamo più antibiotici per trattare le sovrainfezioni, più tipi di cortisone qualora ci dovessero essere dei problemi. Allora, no, io devo fare un mea culpa,
perché se le terapie intensive, gli ospedali, i pronti soccorso si sono ingolfati, e anche grazie a una certa stampa che ha diffuso il terrore, non so la motivazione, io non l'avrei mai fatto come professionista, ve lo dico francamente, le cose vanno prese con le giuste cautele, però inoculare nella mente delle persone il terrore, la gente anche con una febbre leggera dovuta forse a un molare gonfio correva in ospedale perché c'era questo terrore. Il lavoro che fanno questi signori è un lavoro, dal mio punto di vista, e per questo ho insistito io personalmente per averli in studio questa sera, perché è una realtà straordinaria fatta da uomini e da donne e da professionisti soprattutto, che a titolo veramente gratuito, pagati dalla risposta umana che ricevono dai loro assistiti, portano avanti quello che dovrebbero fare le istituzioni. Noi siamo quasi in chiusura, proprio un telegramma, perché voglio fare insieme un appello al presidente De Luca, perché ci seguono, le do una bella notizia, l'ufficio stampa, non lui, avrà altre cose da fare. Ufficio stampa ci sta seguendo, quindi ancora una volta io dico, noi siamo disponibili ad un incontro. Io volevo fare questo appello qua, che secondo me è molto importante. Io non voglio fare il nome del capo ufficio stampa perché lo conosco e lui mi conosce, ci conosciamo benissimo. Carissimo Paolo, non volevo fare il nome, ricevete questi signori, perché sostanzialmente veramente sono un sostegno, un aiuto, un contributo che non vi costa nulla. Non vi chiederanno soldi, dovete riceverli, perché se sono ricevuti da altre regioni è vergognoso che, avendoli qua a Napoli, la regione Campania ancora una volta si distra. È nato qui il gruppo, certo. L'ha fondato lui, quindi il gruppo è parte della Campania, Napoli, da qui. Quindi, Napoli. Allora, avvocato, lei voleva fare un ultimo intervento, c'ha due minuti di tempo. Un mio amico medico disse, guarda, la resistenza, perché l'abbiamo chiamata resistenza, dato che i protocolli iniziali proprio all'inizio erano solo la tachipirina, la resistenza sta partendo da Napoli, quindi è vero. Sta partendo da Napoli, all'epoca gruppo, me lo disse questo gruppo, oggi il nostro schema terapeutico lo utilizzano in Perù, in Bolivia, in Ecuador, in Grecia. In Campania no. In Campania non ci hanno ancora accolto. Io sto alla via di Chiaia, a 5 km dalla regione, 3 km forse. Cioè, voglio dire, non sono stato ancora accolto, però devo fare 800 km per andare in Lombardia ad essere accolto dall'assessore Morano. Voglio dire, governatore, io glielo dico, ma veramente con estrema franchezza, ma vogliamo ricevere questi signori? Vengo anch'io se vuole, no? Non le chiederanno nulla, le chiederanno solo di essere ascoltati, perché veramente io lo trovo umiliante per la nostra regione avere una realtà, posso chiamarla eccellenza se me lo consentite, un'eccellenza straordinaria, perché il paziente è seguito dallo pneumologo, dal medico di base, dallo psicologo, cioè voglio dire dal fisioterapista, quando dal fisioterapista, cosa che la sanità pubblica non riesce a fare, e santo Dio, li dobbiamo categoricamente ricevere, ascoltare. Poi può fare tutte le considerazioni che vuole lei, presidente De Luca, però li ascolti, non li bocci in partenza, no? Io un appello l'ho lanciato già a marzo al presidente De Luca, e noi glielo ricorderemo sulle domiciliari, non sono mai stato ascoltato, è passato un anno da questa puntata in è poi, passato un anno e non sono mai stato ascoltato. Tra l'altro, io devo salutare un medico che ci segue dalla Finlandia e mi scrive sempre, la dottoressa Marit Tamminen. Dottoressa, è veramente una gioia per noi sapere che anche dalla Finlandia, attraverso Facebook chiaramente, perciò noi andiamo in onda in diretta sul digitale terrestre, sulla pagina Facebook, ci seguite, grazie per seguirci. Prego. Voglio dire una cosa importante, quando abbiamo parlato del terrorismo mediatico fatto in questo anno, quando le persone entrano nel nostro gruppo e vedono centinaia di messaggi di ringraziamento di persone, di pazienti guariti, scrivono nei messaggi: finalmente la mia vita può ripartire, da quanto sto in questo gruppo stiamo più tranquilli, sappiamo che possiamo vivere. Questo è il messaggio che noi diamo, non terrorismo,
ma possibilità di curare precocemente la malattia a domicilio. E ti dico di più. L'approccio primario si può curare addirittura a casa se preso in maniera preventiva. Sai qual è lo slogan di fine post? Contatto medico-paziente avvenuto. E qualcuno ha scritto, ogni volta che scrivono questa frase, l'avvocato Grimaldi ha vinto una causa. E questa è una cosa molto bella. Noi su questa straordinaria affermazione dell'avvocato Grimaldi, che ringraziamo anche la nostra straordinaria dottoressa, che è effettivamente dottoressa Gagliardi, me l'hanno messo in verde scuro, non leggevo il cognome, e vedete il bello della diretta, sono anche sciacato. Noi ringraziamo anche tutti quanti voi che ci seguite pazientemente da casa. Io chiedo sempre scusa a tutti gli amici che scrivono le domande e non riusciamo, perché è solo un'ora il tempo. L'appello per i medici, fallo anche tu per favore. L'appello per i medici io lo vorrei farlo fare alla dottoressa, c'è un secondo e mezzo di tempo. Ci fa piacere di confrontarci sempre di più nei gruppi WhatsApp, che più medici ci sostengano, ci aiutino, che riusciamo ad allargarci sempre di più e a coinvolgere sempre di più i colleghi. Mi fa ancora più piacere se sono medici di base, perché così avranno ancora di più la possibilità di vedere il lavoro che facciamo e di sostenerci e soprattutto di aiutare anche a decongestionare la loro attività, che so. Grazie. Eric, in 30 proprio secondi, il nome del gruppo e l'indirizzo, l'URL. Terapia domiciliare Covid-19 in ogni regione, oppure www.terapiadomiciliarecovid19.org. Presidente De Luca, io aspetto una telefonata a breve. La chiamerà sicuramente. Noi ci vediamo venerdì prossimo, abbiamo una puntata anche molto importante venerdì. A venerdì prossimo, Ale. Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54, Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograf, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograf.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema.
www.sidelmed.it.